Un territorio con tante ombre dove quello che manca è soprattutto la reazione della società civile contro la criminalità organizzata che qui in provincia di Agrigento si chiama mafia ma anche stidda. È l'elemento principale posto all'attenzione della Commissione regionale antimafia che oggi a Favara ha ascoltato forze dell'ordine, magistrati, sindaci della provincia di Agrigento. Lo Stato c'è, lo Stato è presente con un lavoro, un grande lavoro di squadra, però è anche vero che denunce sono pochissime. Allora, ci vorrebbe un grande, io dico, un sussulto di orgoglio. Se non c'è la prevenzione e la collaborazione, purtroppo rischia di essere una battaglia con risultati che certamente non tagliano alla radice certi fenomeni. Mi ha colpito sapere che nella provincia di Agrigento non esiste un'associazione anti-racket. C'è una bassa attività della società civile, più o meno organizzata, che costituisce il punto più preoccupante. Sulle denunce, ha spiegato il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, l'unico dato in controtendenza arriva dai reati sulle persone fragili, quindi violenze, abusi. Qui le denunce delle vittime aumentano. Per tutto il resto sembra di stare ancora nella Sicilia del 1964, del giorno della civetta. Quindi anche di fronte all'evidenza continuiamo ad avere resistenze da parte di vittime che possono essere imprenditori, che possono essere cittadini comuni, e questo sicuramente non aiuta le indagini, non aiuta l'accertamento dei fatti per la giustizia.